di preservare la grande expertise che è stata maturata in questi anni, anche in collaborazione con gli altri enti e istituti che si occupano di tassonomia nel nostro paese e in particolare nella città di Roma, e di continuare l'attività di cura anche dei bambini, per esempio, che vengono da altre aree del Mediterraneo e che hanno reso noto e celebre questo istituto. Noi abbiamo procederò senza indugio a nominare, come previsto dallo statuto, un commissario cui spetterà curare tutte le procedure conseguenti allo scioglimento, ma Concluda. anche per quanto riguarda i requisiti, di legge, di cercare di preservare anche, e fare tutte quelle iniziative che ci permettono di, Bene. preservare il personale e continuare a garantire quell'accesso alla cura che ha fatto dell'IME Grazie. un'eccellenza del nostro paese. Grazie. Facoltà di replicare l'onorevole Galgan. Bene, apprendiamo con soddisfazione il fatto che si sia deciso di chiudere l'ente. Da nostri calcoli, la stessa attività svolta da questo ente all'interno di una struttura sanitaria costerebbe un quinto in meno, quindi era giusto evitare spreco di denaro pubblico. Allo stesso modo, segnaliamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che la talassemia nel futuro, a causa dell'aumento della popolazione, sia una bomba ad orologeria. Quindi c'è un interesse specifico del nostro Paese a mantenere le professionalità all'interno del sistema proprio per l'eccellenza. E noi di Scelta Civica assicuriamo tutto quanto possiamo fare perché questo avvenga. Perché, Ministra, io ho apprezzato la sua risposta, l'unica cosa non cerchiamo ma di mantenerle, facciamo in modo di mantenerle perché le nostre eccellenze rimangano in Italia e non vadano all'estero, come purtroppo spesso accade. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3.938 dei deputati Plangher ed altri concernente misure a favore delle farmacie rurali, con particolare riferimento all'aggiornamento dei parametri per il calcolo delle quote trattenute dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di sconto. L'onorevole Plangher ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie Presidente. Le farmacie rurali, in montagna e nelle isole minori oggi sono a rischio di sopravvivenza a fronte della crisi e di una normativa relativa ai fatturati non aggiornata all'andamento della vita secondo gli indici Istat. Queste farmacie hanno un'importante funzione sociale in quanto rappresentano spesso l'unico presidio sanitario esistente sul territorio, dove solitamente uno professionista laureato è a disposizione degli utenti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. La normativa relativa ai fatturati da anni non è stata aggiornata e non dà adeguata risposta ai rapporti tra farmacia e